Allora, mister Graffieri, commentiamo questo 2-2 fra Progresso e Forlì, un pareggio utile per la classifica o si poteva fare qualcosa in più? Ma è un pareggio che fa muovere la classifica, ci rende imbattuti, anche se nel secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di vincere questa partita, penso che meritavamo anche qualcosa in più. Qualcosa da rimproverare ai ragazzi? No, assolutamente no, i ragazzi hanno dato tutto per 95 minuti, c'è stato qualche errore che durante 90 minuti ci può stare, però la squadra c'è, nel secondo tempo c'è stata una bellissima reazione, siamo riusciti a pareggiare, abbiamo provato fino alla fine a vincere la partita. Una grande prova di Pera, ma in difesa troppe sbavature? Pera ha fatto due grandi gol, il nostro attaccante di riferimento, però tutta la squadra ha fatto bene, in difesa era stato impeccabile sabato, domenica contro Ravenna, oggi ha fatto qualche piccolo errore, ma ci sta, non è questo il problema. A proposito di Ravenna, rispetto al derby di 7 giorni fa, un passo indietro? No, assolutamente no, la squadra ha fatto la partita che doveva fare, sapevamo che non era facile perché loro giocavano per salvarsi, quindi era combattuta fino al 90esimo, però penso che soprattutto nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più per vincere la partita. Hai un rammarico particolare per quanto visto in questi 90 minuti? È l'unico che potevamo vincere, abbiamo creato nel secondo tempo, siamo stati quasi sempre alla loro metà campo, abbiamo rischiato qualcosa in contropiedi, ma quando vuoi vincere puoi anche rischiare qualcosa in uno contro uno, però le occasioni le abbiamo avute e non siamo riusciti a capitalizzare. Quindi più 2 punti persi o un punto guadagnato? No, è un punto che fa muovere la classifica, ci rende imbattuti, visto come si era anche messa. Però ripeto, i ragazzi hanno fatto per 90 minuti una grande prova d'orgoglio, soprattutto se una volta si è andati sotto, si è riusciti a riprenderla e a fare la partita. Esatto, difficile riprendere una partita quando magari si mette male, e appunto chiedono, ma un momento di blackout che ha accusato la squadra, in quel passaggio vuoto difensivo, la sorprende o è una cosa che in fin dei conti nell'economia di un match ci può anche stare? È un errore singolo purtroppo che può capitare, però penso che dopo Pezzi ha fatto quell'errore, ma dopo per tutta la partita è stato pulito, nel secondo tempo non ha più sbagliato, quindi sono episodi che ci stanno, quindi non va assolutamente a rincriminare o accusare nessuno, perché siamo una squadra, si sbagliano i gol e si subiscono, quindi.